Buonasera, benvenuto a un nuovo numero di Bizzona, l'appuntamento del venerdì con i personaggi del calcio abruzzese. Questa sera siamo in compagnia di un allenatore che ha una lunga carriera alle spalle, ex calciatore. Parliamo di Franco Oddo. Buonasera Oddo, buonasera. Grazie per aver accettato i nostri inviti in questa spiaggia di Pescara qui al Tartarughino, dove c'è uno splendido sole. Allora, Franco Oddo, una vita nel mondo dello sport, perché intanto ricordiamo che è figlio di Giovanni Oddo, campione italiano di salto triplo nel 34 e nel 37, no? Quindi sì. Lo sport dai primi anni della sua vita, è ovviamente il papà di Massimo Oddo, campione del mondo. Insomma, lo sport è stato il fattore primeggiante nella sua famiglia, sin da piccolo? Sicuramente, sono uscito dalla pancia di mia madre correndo praticamente. Però suo padre faceva atletica, lei era appassionato di calcio, questa passione per il calcio com'è nata? No, non soltanto di calcio, perché io tra l'altro ho fatto l'ISEF, quindi professore di educazione fisica, e ho praticato anche altri sport. Quali? Insomma, anche l'atletica leggera, infatti un anno nel 71 facevo il militare, ho partecipato con l'aeronautica militare, facevo parte del gruppo sportivo e feci 10 e 9 sui 100. Ero fra i primi 10 decatleti in Italia, quindi diciamo che primeggiavo anche in quella specialità. Quindi suo papà voleva metterlo nel mondo dell'atletica? No, mi piaceva, a me mi piace tra l'altro tutti gli sport mi piacciono. Poi il calcio diciamo che l'ho fatto più che altro perché mi ci sono trovato, nel senso che a parte che ti dava, magari ero giovane, 19, 20 anni, 18, quel soldino in più che ti davano nel calcio, cosa che non ti davano negli altri sport, mi ha indotto praticamente a iniziare a giocare a pallone, al calcio. Ecco, andiamo per ordine. Lei nasce in Sicilia, a Trapani, sì. Poi a quanti anni arriva qui in Abruzzo? Lei, ma perché mi dai del lei? Beh, dico. Solo perché c'è una differenza di età, sì. No? Ma quale differenza? Siamo di pochi anni. Di pochi anni. Vabbè, ci diamo del tu. Allora, in Sicilia, che dicevi? A quanti anni arrivi in Abruzzo? 8 anni. Mio padre era, diciamo che stava nell'ambito sempre dello sport, era un dirigente della gioventù italiana del Littorio durante il fascismo, che è ex GIL, sì, che poi è diventata, sì, gioventù italiana. Praticamente era l'ente che durante il fascismo aveva tutti i beni immobili dello Stato. Quindi anche per esempio la Stella Maris, sì, era una colonia, praticamente avevano le colonie in tutta Italia, avevano gli stadi, quindi lo stadio olimpico, gli stadi di tutta Italia praticamente, e quindi la GIL li amministrava. Quindi a 8 anni arriva in Abruzzo, come padre, tutti i ragazzi, sì, inizia a giocare a calcio, e chi capisce che Franco Oddo può anche diventare un calciatore, perché ha militato nel Pescara negli anni 60, poi ad Avezzano in Serie D, Angolana, Penne, sì, insomma, la passione c'era? Oppure... Capito, forse è stato, ecco, il merito è stato, io giocavo con l'Almas di Roma a 19 anni, e giocai contro la Mezzanotte di Pescara, la Coppa Italia, quindi giocavamo andata e ritorno, l'andata qui all'Adriatico e il ritorno al campo dell'Almas di Roma, e mi vide Masoni. Farnese Masoni, che stava finendo il campionato con il Pescara facendo l'allenatore, era subentrato, non mi ricordo. Quindi non erano stati quelli della Mezzanotte a osservarla? No, proprio no, Masoni Farnese. Masoni, che è venuto a vedere la partita, diciamo, della Mezzanotte, mi ha visionato, poi sono tornati i dirigenti del Pescara al ritorno, la partita in casa Almas Mezzanotte, e a fine stagione c'è stata questa richiesta. Io mi stavo diplomando all'ISEF, ero indeciso un po' se intraprendere questa carriera, se provarci, perché è chiaro che avrei iniziato a insegnare anche a scuola. Quindi docente di educazione fisica, però, esatto, voleva giocare a calcio.
Sì, e mi deciso, ho detto ma proviamo un anno e chiesi l'assegnazione provvisoria dell'insegnamento qua a Pescara, al liceo scientifico Da Vinci, e giocai anche col Pescara, allenatore era Seghedoni, e giocai le prime 6-7 partite titolare. Centrocampista? Bene. No, giocavo di punta, attaccante. Attaccante, sì. E feci il gol all'esordio in casa. Pescara-Crotone, la seconda giornata di campionato, 1-1, feci il gol del pareggio e pareggiamo 1-1 con il... Mi dicevi Seghedoni allenatore? Seghedoni allenatore. C'erano già i Prosperi, Pace? C'era Prosperi che era capitano, c'era, no, Pace non c'era, c'era Cavallito. Qui parliamo di tanti, sì, è indicato, sì, Cavallito, sì, perché gioca ancora. C'era De Marchi, sì, c'era Simeoni, c'era Lamia Caputo in porta. Sì. Miscia forse? Miscia, sì, nel corso dell'anno, era molto giovane, era più giovane lui, nel corso dell'anno subentrò anche Miscia. Insomma, il momento invece più bello come calciatore quando l'ha vissuto? Come calciatore, forse i miei anni più belli li ho fatti ad Avezzano. Ho giocato 4 anni ad Avezzano, partendo dall'eccellenza, vincemmo il campionato di serie di eccellenza andando in Serie D, battemmo in una finale, in una partita importantissima, il Francavilla 1-0, il Francavilla di Luciani, di allora, grande presidente, con grandi possibilità economiche, e poi facemmo la Serie D e feci degli anni belli, belli. Ecco, a proposito di Luciani, manca un presidente del genere attualmente in Abruzzo, con quella personalità, con quella passione, con quella genuinità soprattutto? Beh, era un presidente calcio, di una volta. Allora il calcio era, specialmente a livelli dilettantistici, era fatto di queste persone, che mecenati, che mettevano il loro diciamo, contributo economico nel calcio. Dove valeva la stretta di mano. Esatto, sì, sì, sicuramente. Io mi ricordo pure, giocai un anno con la Pro Pescara qua, c'era il Pescara in Serie D, la Pro Pescara invece, sì, faceva l'eccellenza, e c'erano grandi dirigenti nella Pro Pescara, c'erano dirigenti che poi l'anno dopo, dato che il Pescara salì in C, andarono tutti con il Pescara, però erano dirigenti della mezzanotte. Parla di Taraborelli. Taraborelli, c'era Cilli. Di Cinzio. Sì, io, sì, mi ricordo, sì. Cilli, in una partita che giocammo fuori casa, non mi ricordo dove, entrò nello spogliatoio, si tirò fuori dalle tasche, avevamo fatto risultato, si tirò dalle tasche un rotolo di soldi legato con l'elastico e disse: questo è per voi ragazzi. Premio partita. Bei tempi perché era il calcio vero, sì, il calcio, sì, genuino. Sì, sì, sì. Poi, mentre continuava a insegnare educazione fisica, un giorno pensi di diventare allenatore, ma sempre nella Marsica, perché hai iniziato con la Gizia Luco. È dove mi conoscevano di più, diciamo, perché ho fatto quegli anni di calcio veramente serio ad Avezzano, lo feci anche con impegno, anche perché tra l'altro mi ero sposato, quindi le responsabilità erano maggiori, aumentate, erano aumentate, e quindi ho fatto seriamente l'uno e l'altro. E a Luco De Marsi iniziai a fare l'allenatore e il giocatore, però dopo 2-3 partite io come allenatore mi misi in panchina perché, diciamo, non potevi più giocare. E poi l'anno successivo 2 stagioni a Termoli, prima del ritorno in Abruzzo. Sì. Di Termoli che ricordo hai? Bello, anche se amaro, nel senso che sfiorammo per 2 campionati consecutivi la promozione. Un anno perdemmo lo spareggio proprio per salire, e l'anno dopo perdemmo all'ultima giornata di campionato il campionato. Quindi, però, furono anni in cui io mi sono lanciato, diciamo, come allenatore, e ho incominciato a crederci, nel senso che ci credevo nelle mie possibilità. Però le prime promozioni arrivano qui in Abruzzo, perché sì. Pineto, ecco, le esperienze in Abruzzo sono state a Pineto, Tortoreto, Sant'Egidio e Giulianova. Sì. Pineto, dove sei tornato un anno fa, sì, è stato il tuo trampolino di lancio come risultato soprattutto. Sì, senz'altro, anche perché mi hanno chiamato a campionato iniziale. Ma è vero che sono gli stessi dirigenti di adesso? Praticamente sì. Parliamo dall'82. Addirittura era presidente il Arangiaro, che era il proprietario della Aran Mobili, mm-hmm, Aran Cucine, diciamo, sì, che adesso non è più sua perché lui c'ha 93 o 94 anni. Gode ottima salute, un grandissimo presidente, forse il più grande presidente che ho mai incontrato nella mia carriera. Addirittura anche tra quelli, sì, di Serie A. Bravissimo, serissimo, generoso, intelligente, veramente, cioè non so,
non so adoperare altre parole. E ancora a Pineto, anche se chiaramente sta nei margini un pochettino, ma fa sempre il dirigente. Ha voce in capitolo ancora? Sì, 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 sicuramente, di saggezza, di maturità, insomma, senz'altro. E a Pineto mi chiamarono alla 7ª o 8ª giornata di campionato, subentrando un altro allenatore, e praticamente il girone di ritorno vincemmo tutte le partite, meno due pareggi, e vincemmo lo spareggio a Francavilla contro il Guardia Greve. Fu proprio un trionfo. Tortoreto, Sant'Egidio e Giulianova. A Giulianova si comincia già ad entrare in un mondo un po' più professionistico, se vogliamo. Sì, ma diciamo che io ho operato. Fu Iaconi a portarti lì? Iaconi, sì, sì. Andrea Iaconi. Andrea Iaconi, sì, sì. Anche tu vittima di Andrea Iaconi. L'hanno... No. No, perché tutti quelli che passano per Giuliano, vittime in senso buono. Sì, eh. Esatto, sì, sì. No, però diciamo che è stato il mio mentore di inizio carriera, diciamo, quindi è stato lui che ha creduto in me, nelle mie idee anche abbastanza innovative per quei tempi. Infatti ogni tanto qualcuno mi dice che ancora che io sono arrivato 20 anni prima degli altri, troppo presto. È vero, comunque, nel calcio. Questo, sì, perché facevo delle cose un po' strane, nel senso che adesso lo fanno. Per prima cosa giocare a zona, che non si giocava a zona, vabbè, però c'erano altri mentori come Galeone, c'era Zeman, c'era Sacchi, e un altro ero io che professavo questa fede, diciamo, calcistica. Però, hai fatto anche un libricino sul gioco a zona. Sì, 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 sì. Qualcosa che mi sentivo di dire, che tra l'altro ultimamente ho anche replicato, sì, è vero. Ecco, Giulianova, piazza dove si mastica calcio, come ti sei trovato? Chi c'era con te? Quale ricordo hai? C'era il presidente Baratini. Poi c'era... No, mi sono trovato molto molto bene perché credevano in me, la tifoseria anche. E il calcio la domenica era uno spettacolo, nel senso che noi professavamo un calcio d'attacco, un calcio aggressivo. Mi ricordo venne la Ternana a giocare a Giulianova, che poi vinse il campionato la Ternana, perché è una rosa molto ampia. Invece noi ci fermammo quando si infortunarono due o tre giocatori, diciamo che mancava cioè, qui parliamo del 90, quindi era la Ternana di Gianmarinaro? No, la Ternana di Del Neri. Ah, di Del Neri, che vinse due campionati di fila. Da noi perse 3-0 e praticamente al 90esimo non ci aveva capito niente, proprio, nel senso che noi aggredivamo, facevamo il fuorigioco a metà campo, cosa che per quei tempi facevamo il fuorigioco su calci piazzati, cioè uscivamo fuori. E ultimamente ne ho visto una in Serie A, una difesa all'ultimo minuto che è uscita fuori sul calcio piazzato, sì, capito? Sì, per sì, evitare sì, che... E noi facevamo quelle cose là, insomma, molto, molto futuristiche, e tra l'altro a cui magari gli stessi arbitri dei guardianini non erano preparati, tant'è vero che una partita, mi ricordo, che poi fu decisiva per il mio trasferimento, mi chiamarono ad Avellino proprio perché lì c'era un direttore sportivo che stava vedendo la partita. Stava vedendo Giulianova? Fano Giulianova, 0-0, mancano 5 minuti alla fine, calcio di punizione a favore loro, da tre quarti campo, laterale, fanno per battere, noi usciamo, 7 persone in fuorigioco di 10 metri, guardarine sorpreso, arbitro sorpreso, gol. E quindi il direttore sportivo fu colpito? Perdemmo la partita, quel direttore sportivo che era Rino Foschi, stava vedendo la partita, un paio di mesi dopo si trovò a parlare per telefono con Marino, che era il direttore generale dell'Avellino, e gli parlò di questo allenatore che non conosceva, che però aveva visto giocare, aveva visto fare cose eccellenti, e da lì nacque. Quindi ad Avellino ti porta Foschi, non Pierpaolo Marino? No, mi porta Marino. Insomma, Foschi suggerimento perché Marino cercava un allenatore giovane di queste caratteristiche, un po' futuristico, un po' con idee nuove, eccetera. Beh, eccetera. Quella è stata Foschi, la prima vera piazza importante, sì, della tua carriera. Sì, stava nascendo Oddo, allenatore, esatto, a livello, sì, professionistico, sì. E Avellino è un'altra piazza che vive di calcio, quindi ecco, come dicevi prima dell'intervista, che Avellino è stata la prima e l'ultima piazza, sì, della tua carriera professionistica, sì. E Avellino c'è
il palcoscenico più importante, almeno fino sì. a quel momento. Però non lasciasti subito la scuola? No, il primo anno feci il part-time, perché ero indeciso, e come non facevi? Sapevo... Avevi avuto il trasferimento lì? No, il part-time, scusa, l'anno prima a Giulianova sì. feci il part-time. Poi l'anno dell'Avellino, un anno di aspettativa. Chiesi un anno di aspettativa. Perché stavi capendo... Valutare se era il caso di lasciare la scuola o no, insomma. E quindi quell'anno hai deciso di lasciare la scuola? Quell'anno, sì, sono andato in pensione poi. Poi arriva Modena, altra sì. piazza importante. Ricordo che ci fu anche la partita Modena-Pescara. Sì, se ricordi, mi sembra no? l'esordio, se non sbaglio. Era una delle prime partite e vinceste contro il Pescara. Sì, vincemmo 2-0, credo. Sì. 2-1, se ricordo, 2-1, se non ricordo male. Sì. E, 2 anni a Modena, un clima diverso dalle altre piazze. Due anni con l'intervallo di un anno, però. Sì. Perché finì il campionato là, salvai la squadra, perché mi avevano chiamato per salvare la squadra, io andai a campionato in corso. E salvai la squadra, però non fui riconfermato, presero, mi sembra, Frosio, se non sbaglio. E io sono stato fermo, non sono andato a nessuna E poi parte. Ti richiamarono? Poi mi richiamarono l'anno dopo. Senti, però il tuo sogno nel cassetto era sempre quello di allenare il Pescara, no? E la chiamata arriva nel 94. Sì. Qui fu Pierpaolo Marino a chiamarti, che già ti aveva avuto ad Avellino. No, fu... O il presidente Scibiglia? No, fu Andrea Iaconi, che era nel frattempo diventato direttore sportivo. Che lì non si capiva se era Iaconi o Marino. E quindi c'era poi Scibiglia, Oliveri. Quindi che ti avevano seguito a Giulianova. Andrea Iaconi. Marino stava qui, però era in una fase di... era squalificato, no? Esatto, era squalificato, quindi non era, diciamo, operante sotto il profilo proprio di fare, insomma. Sì, c'era Rumignani che aveva prima compiuto un miracolo nella salvezza, sì. poi nella seconda stagione le cose non si misero per il verso giusto e arrivi dunque a Pescara, una salvezza per salvare la squadra, importante, ci salvammo, importante. Sì, sì, sì. L'anno successivo primo in classifica. Sì. Che succede? Ci sono molti giovani che ci seguono. Enrico Rocchi che mi chiede che cosa è successo, ma secondo me allora, intanto scusami, Franco, per fartela breve lì. No, era... ti dico subito che noi in queste settimane abbiamo intervistato vari personaggi che hanno giocato con hanno te. Hanno detto la verità. Gelsi. No, No, intanto tutti conservano un ricordo splendido. L'ultimo è stato Michele, Gelsi, ma tutti i tuoi protagonisti sono ancora molto legati e hanno speso davvero parole positive tra i tanti allenatori che hanno avuto, perché parliamo di giocatori esperti, non dei più sì, giovani. Sì, sì, sì. Quindi una squadra importante, era quella con nomi importanti, si arriva anche al primo posto in classifica, sì. però qualcosa non andava nello spogliatoio. Non andava, cioè, adesso la verità nuda e cruda è questa, che non correva buon sangue fra i due direttori sportivi. E la squadra ne ha pagato le conseguenze. Ma è chiaro, perché c'erano una correnti. Di correnti, due fazioni che si scontravano fra di loro, non c'era un filo conduttore comune e quindi ogni tanto c'erano dei dispetti, delle cose, cioè un qualcosa che... cioè l'un direttore sportivo avversava l'altro direttore sportivo. E quindi io, siccome stavo chiaramente dalla parte di Andrea Iaconi, che mi aveva chiamato qua come allenatore, quindi logicamente ho pagato un po' le conseguenze di questo. È stata anche un po' colpa della società, che è stata debole in questa circostanza? Ma è stata debole, la società era al corrente della situazione, però era quasi impotente. Perché forse anche in società erano divisi? Probabilmente sì. Probabilmente ecco, sì. Come squadra che cosa le piaceva di più, a parte le prestazioni che facevate? La squadra era forte, poi giocava bene, giocavamo bene. E se, io penso che infatti, se non ci fossero Galeone state... Infatti dopo Galeone e Zeman le squadre più belle sono state quella tua e quella di Delio Rossi, no? Io mi ricordo alcune partite bellissime, io mi ricordo certo. vincemmo 2-0 col Verona in casa, che vidi la partita, anche io ero squalificato, vidi la partita in curva insieme ai tifosi, bellissima. E poi un 3-2 mi ricordo contro il Foggia di Delio Rossi, perdevamo dopo 10 sì. minuti 2-0, il gran gol primo di Gian tempo Paolo. 3-2, vincevamo, una cosa spettacolosa, però in quel momento là la squadra era unita, giocavano tutti insieme, poi si ruppe qualcosa
che dipendeva appunto da quello che dicevo prima, da problemi societari, per cui io sono stato costretto praticamente, non fui esonerato qua a Pescara, fui costretto a rassegnare le dimissioni e andarmene. Questo parliamo della seconda stagione. Volevo fare un passo indietro, sì, nel 94-95, quindi il primo anno, c'erano giocatori importanti, perché c'era ancora Righetti, sì, e oltre a Di Giannatale, che hai voluto tu, fece 8 gol, sì, da Di Giannatale, sì, che sì, non era nessuno ancora. De Santis, Pasquale Loseto, vabbè, a parte Gaudenzi e Terraceneri. Il secondo anno invece arrivarono Carnevale, Zanutta, Savorani, Parlato. Ecco, nel secondo anno però, dopo le tue dimissioni, ci fu la parentesi con Maifredi. Sì. Però richiamarono Franco Oddolo. Eh sì, perché poi la squadra ha perso completamente stimoli, identità, non ha fatto risultati, e da che eravamo secondi, terzi quando fui esonerato, era praticamente in zona retrocessione, ma quasi condannata, nel senso che mancavano 3 partite. Ti ricordo la partita a Reggio Calabria, perse Maifredi. 3 partite, rimaneva, me lo ricordo benissimo, c'era l'Andria in casa, Avellino fuori, Andria e Avellino che lottavano per non, sì, retrocedere, sì, come il Pescara, e l'ultima con la Salernitana in casa che lottava per la promozione. Quindi erano partite, cioè tu dovevi vincere per forza, cosa che facemmo. Vincemmo 5-1 con l'Andria in casa e vincemmo 2-1 ad Avellino, e quindi già c'è un altro ricordo con Avellino, no? Sempre. Sono legato ad Avellino, vincemmo 2-1 poi, e ci salvammo. Adesso non ricordo bene, fu il Pescara che voleva riconfermarti e tu non hai accettato? No, a quanto ne so io c'avevo un anno di contratto, un altro anno di contratto. E praticamente il Pescara, nel frattempo, nel momento in cui c'era Maifredi, dopo ho saputo che aveva preso già Delio Rossi. Aveva già contattato Delio Rossi? Sicuramente, l'aveva già preso. Questa è una chicca, questa non è mai uscita, questa notizia. Probabilmente no, ma già l'aveva preso, ha fatto in modo che io mi arrabbiassi per dare le dimissioni, un'altra volta. Ho abboccato praticamente. Questa è strana. E questa è, diciamo che... è sempre legato a quel discorso societario dove... Sì, beh, là diciamo che sono rimasto molto male anche nei riguardi di Andrea Iaconi, perché Andrea Iaconi mi avrebbe dovuto dire la verità, cioè nel momento in cui mi richiamava, che mi aveva richiamato, mi ricordo quel giorno, quella sera da Reggio Calabria dove Pescara aveva perso, mi telefonarono tutti i giocatori di Andrea Iaconi, di Scibili, eccetera eccetera, per farmi ritornare. Io non volevo ritornare, e ho salvato la squadra, però mi avrebbe dovuto perché dire torna che abbiamo già preso Delio Rossi, non ci sarebbe stato niente di male. Per chi è tornato dopo Reggio Calabria? Lo ha fatto per la squadra, per qualcuno. Io l'ho fatto per la Pescara. Mia città. Sì, perché io ormai mi sento pescarese, certo, a tutti gli effetti, dal 68 che sto qua. E ho giocato a Pescara, ho allenato a Pescara, abito qua a Pescara, e mi sembra un debito di riconoscenza, lo devo anche avere verso questa città. E anche se tutto sommato non sono stato trattato benissimo, però mi sentivo in dovere di farlo. Siamo stati condizionati anche noi come organi di informazioni da qualche giocatore tipo Carnevale. Ma secondo me sì. Cioè anche fra di voi c'erano delle fazioni, certo, ma parliamoci chiaro. C'era chi stava dalla parte di Marino, c'era chi stava dalla parte di Iaconi, e quando il calcio si fa così non si va da nessuna Quindi parte. Non erano i giocatori che dividevano un po'... No. Erano, l'ambiente. No, erano i giocatori. No, oltre a loro due. Oltre i giocatori due, legati a quel carro. È chiaro, erano legati a quel carro e quindi avevano tutto l'interesse a fare in modo che la squadra non andasse bene. Qual è stato il più grosso merito di Oddo in quell'esperienza pescarese, e se c'è un demerito, non lo so. Vabbè, il merito è quello di... Io penso di aver fatto divertire il pubblico. Hai fatto di vedere un bel calcio, certo. Perché noi giocavamo veramente un bel calcio. Ricordo la partita a Salerno quando vincemmo 2-0, proprio grande partita, grande. E demerito forse avrei dovuto essere un po' più, io sono un po' tutto d'un pezzo, no? Cioè vado avanti per la mia strada, e il calcio di oggigiorno a volte devi essere anche un po' intelligente e cercare di capire, pur mirando sempre a quell'obiettivo, però a volte puoi anche svicolare per cercare di arrivare sempre a quell'obiettivo. Cioè essere un po' più elastico, un po' più...
Comunque l'esperienza di Pescara ha portato ancora in auge Franco Oddo, perché poi c'è stata la chiamata della Reggiana, della Salernitana, del Venezia. Parliamo di Serie A, sì. Parliamo di Serie A. E lì è la sfortuna. Perché la fortuna. Io ricordo che a la Salerno fortuna determinata, compiendo... determinata proprio dalle scelte, perché io praticamente ho avuto nella mia carriera tre possibilità di allenare in Serie A, tutte e tre le possibilità a campionati quasi compromessi. Cioè non ho avuto mai. L'impianto grosso è Salerno. Eh sì, per un punto siamo Salerno. Sì, ma eravamo quasi. Quando mi chiamarono mancavano 8 giornate. Era già retrocessa la squadra. Esatto. 8 giornate alla fine, noi eravamo quasi retrocessi. Reggiana già era più difficile. Abbiamo fatto il miracolo, però anche la Reggiana all'inizio facemmo benissimo, sì. Eravamo quasi arrivati a cercare però di salvarsi, Salerno, siamo retrocessi. Salerno, Venezia pur, cioè in Serie A io ho lavorato molto, ma molto bene, però sul mio curriculum c'è scritto Serie A, Salerno, Serie A, Reggiana, Serie A, Venezia, retrocesso. Questo non può allenare in Serie A. No, chi non conosce il calcio. Giudizio. Come mai Dalcine si era innamorato di Franco Oddo? Ma questo non lo so. Ma... perché sia a Reggio sia a Venezia... Vabbè, capita, capita. Vabbè, a parte che gli allenatori si vedono sul campo durante la settimana, quando lavorano bene, già là si vede se lavorano bene o male. Poi è chiaro che il calcio è fatto di episodi, circostanze, di fortuna e quindi i risultati tante volte sono legati a queste componenti. Però un presidente che capisce di calcio, io penso che si innamora del proprio allenatore quando lo vede lavorare però non bene. Non è facile trovare presidenti che capiscono di calcio. Beh, però c'è qualcuno, c'è, qualcuno c'è. Altri no, però ci dovrebbero essere almeno gli addetti ai lavori che dovrebbero tra capirli. Tra i tanti presidenti... di quelli che ha avuto, cioè chi è che era più esperto in materia calcistica? Sibilia? Sibilia di Avellino? No, vabbè, io Sibilia non ce l'ho avuto. Non l'ho ah, è vero, perché sì, sì, sì. C'era Pierpaolo Marino. Beh, nel 2005, però ultimamente non lui stava un po', però stava sempre dietro. Beh, vabbè, io non l'ho mai visto. C'erano i fratelli pugliesi sì, che sì, dirigevano sì. Loro. No, quelli no, quelli no, cioè... Aliberti? Aliberti, dietro Aliberti c'era sempre Casillo, eh? Sì. Cioè, quindi sì. Io ho conosciuto sempre Aliberti, Casillo non l'ho mai visto. E a Pescara Oliveri. Oliveri capiva di calcio. Sì. Come era il tuo rapporto con Oliveri? Brava persona, Scibilia, brava persona, grande persona. E come dicevo prima, Arangiaro. Nel suo sempre il numero uno anche per te il numero uno sicuramente e Dalcin forse è quello che capiva più di calcio. Beh, d'altronde nasce sì. Direttore sportivo quindi oh, poi la carriera si completa ancora con Messina e poi l'ultimo capolavoro di Avellino. Messina che esperienza è stata? Bellissima, bellissima anche perché là pure forse ho espresso insieme all'anno del Pescara del 96 uno dei giochi più belli. Giocavamo col 4-2-3-1 e veramente giocavamo un gran calcio. A volte facevamo i gol in fotocopia con tre passaggi in porta, cioè dalla fase difensiva alla fase offensiva. Giocavamo in verticale, ma bene. Quando lo facevamo nel 2002, adesso si parla di gioco in verticale, lo fanno tutti. Io lo facevo 15 anni fa. Però ripeto, come dicevo prima, forse un po' troppo in anticipo. Si è trovato sempre meglio al sud, lei? Cioè tu hai lavorato quasi sempre al sud, tranne Modena, Venezia e Reggio Emilia. Ma no, no, ma sud. Ma piazze anche... calde, Salerno, Avellino. Sì, però bisogna capire che tipo di piazza si ha a che fare, comportarsi di conseguenza, però... ci sono più tensioni nelle squadre di sud, del sud, però nel nord si lavora anche molto bene. Io sono stato per poi c'è l'ultimo capolavoro, sì, l'ultimo capolavoro ad Avellino nel 2005 sì. Quando batte il grande Napoli, però cosa è successo poi? Ad Avellino non c'è stata una grande espressione di gioco perché mi hanno chiamato a 6 giornate dalla fine. C'era Cucureddu, mi sembra, sì, Cucureddu. Quindi la base non poteva essere spettacolare. Ho trovato una squadra onestamente distrutta, sotto il profilo fisico, mentale, quindi c'è stata in 6 giornate più i 15 giorni che trascorrono prima di fare i play-off,
diciamo, ho avuto 2 mesi di tempo per poter ricostruire la squadra, è stato un lavoro certosino. Ho provato, devo dire la sincera verità, ho provato a trasmettere le mie idee sotto il profilo del gioco. Non c'era tempo. Nel giro non c'era tempo e non c'era lo spazio e non c'era neanche la capacità da parte dei giocatori di apprendere, per cui ci ho rinunciato proprio. Ho puntato più sulla ricostruzione fisica, la ricostruzione mentale. La squadra giocava un calcio ordinato, però non spettacolare, non abbiamo fatto niente di spettacolare, però fatto sta che abbiamo vinto la finale contro Napoli, Super Napoli, perché era sicuramente superiore a noi. Vince il campionato, ma non viene riconfermato, perché? No, vengo riconfermato. Dopo poche giornate. Dopo 6-7 partite, mi sembra, a Catania. Perdemmo 2-0 al Catania di Marino, che poi vinse il campionato, perdemmo 2-0 e il lunedì fui esonerato. Ma era cambiata la squadra? Era successo qualcosa anche nel finale del campionato precedente con un dirigente dell'Avellino, l'avevo cacciato fuori dallo spogliatoio praticamente, come qualche volta è successo nella mia carriera, quando i dirigenti passano, cioè le loro competenze non sono non più quelle. Non c'è più rispetto dei ruoli. Esatto, non c'è più rispetto dei ruoli, io praticamente se l'è legato al dito, alla prima occasione, l'anno dopo. Ecco, pensi di aver pagato nel calcio questo comportamento, che è giusto, però non è diplomatico. Esatto. E l'ho detto prima, quando tu mi chiedevi se hai qualcosa da rimpiangere, sì, probabilmente sì, con qualche anno di più, con qualche esperienza di più, forse avrei potuto fare in modo che il mio carattere fosse più, pur essendo deciso a raggiungere, appunto, come dicevo prima, un obiettivo, però raggiungerlo con intelligenza. E quindi nel 2005 decidi, pensi che sia arrivato il momento di farsi da parte, perché non hai più motivazione, oppure non trovi più un progetto, una società seria? Un po' di delusione l'uno e l'altro, un po' l'età, sì, non era un'età ancora. Parliamo di 10 anni fa. C'è gente che allena a 70 anni ancora, Rei allena in Serie A ancora. Però diciamo che io penso che l'allenatore sia un mestiere in cui ci vuole molta passione, molta dedizione, logorante, e tu per avere questo, appunto, devi avere molta passione, però tra l'altro non deve essere soltanto per te stesso, lo devi trasmettere ai giocatori. E se non ci riesci è meglio che ti fai da parte. Tra i tanti calciatori avuti c'è qualcuno a cui sei più legato, non so, al di là del calcio? Restiamo nell'ambito pescarese, perché sennò. Sì, pescarese, sì, vabbè. Io penso, per esempio, Michele Gelsi è stato un giocatore che con me si è comportato benissimo, è stato molto serio, ha trascinato sempre la squadra, tra l'altro era capitano. Davvero capitano, sì, certo. Era capitano, quindi si è comportato veramente davvero capitano. I vari di Federico Giampaolo, no? Che Federico è a Salerno. Giampaolo, sì. Federico Giampaolo, che secondo me avrebbe potuto fare ancora di più nel calcio, secondo me, se fosse partito prima, sotto il profilo caratteriale, perché diciamo che con me ha iniziato veramente a giocare nella maniera giusta, con il giusto esploso carattere. In quegli anni di Pescara, sì, e Salerno, esatto, anche l'anno dopo. Ottavio Palladini? Ottavio Palladini, anche, sì, un giocatore a cui sono molto legato, si è comportato benissimo ed era anche un buon giocatore. Ottimo giocatore. Invece qualche giocatore anche nelle altre piazze che non ricorda molto volentieri? Vabbè, è chiaro che ce ne sono stati tanti, perché non sempre ti puoi trovare bene, certo, con tutti, insomma. Certo. Beh, posso dire che sicuramente alcuni giocatori di quell'anno là, del 96, non si sono comportati lealmente nei confronti del proprio allenatore, perché purtroppo dietro di loro c'era qualcuno che fomentava. Quindi torniamo sempre alla stagione. Torniamo sempre a quel discorso. Quindi Andrea Carnevale. Sicuramente. Andrea non Carnevale. Vi siete più incontrati nelle strade del calcio? No, non ci siamo più incontrati. Oh, tra i tanti allenatori che poi sono passati per Pescara anche in Serie A, ad esempio oggi si parla di Allegri alla Juventus, non l'hai conosciuto, non l'hai avuto nelle tue squadre. Ecco, ti sorprende questo fatto che molti giocatori pescaresi, tipo Gasperini o altri, Andrea Camplone, siano riusciti a
a diventare allenatori? No, non mi sorprende, perché secondo me sono giocatori intelligenti che nella loro carriera sono riusciti a recepire idee che magari gli hanno trasmesso i propri allenatori, e sono tutto sommato allenatori che cercano di far giocare bene le proprie squadre. Se ecco, sul fatto che questa, questo filo conduttore. Cioè, sul fatto che questa piazza predilige sempre il calcio propositivo, non diciamo il buon calcio, è un fatto positivo o è un limite di questa città? No, secondo me è un fatto positivo. È un fatto positivo a condizione che non si vada sempre alla ricerca degli stessi nomi, cioè tipo, certo, non so, a Pescara, certo, ogni tanto gli viene in mente certo. Galeone. Adesso cioè, è cambiato un po' il ritornello, Zeman adesso. adesso Zeman. Ce lo porteremo per 15 L'importante è che venga un allenatore che faccia calcio propositivo, cioè non necessariamente deve essere delle stesse idee. Però tu e Delio Rossi non avete pagato questo ritornello di Galeone che hanno pagato altri allenatori, perché no, eravate propositivi in campo. Sicuramente, infatti gli allenatori che hanno fatto buon calcio qua a Pescara non sono stati contestati. Sì, però ecco, anche De Canio che fece un buon campionato, però poco pubblico allo stadio, però di punti, però non faceva un gioco. Quindi è un fatto positivo che questa piazza, sicuramente per esempio sì, con Baroni non si diverte, il pubblico non va allo stadio, anche se ci sono... Sì, poi alla fine non tutti ragionano così, perché alla fine ci sono molte piazze invece che del gioco non gliene importa niente, e questa cultura è stata imperante in Italia per tantissimi anni, poi con l'avvento di Sacchi, di Zeman, è cambiata un po'. Ecco, le idee di Franco Oddo sono più vicine a quelle di Galeone o di Zeman, giusto per fare due nomi a caso? Beh, più vicine a quelle di Zeman. Più vicine. Sì. Esso... Cioè, più un calcio più aggressivo, forse un po' meno tecnico, ma molto più aggressivo e molto più veloce. Quando sente nel calcio le varie voci su Zema, che è un perdente, ti danno fastidio per lui o non c'è riconoscenza per quello che offre? No, non è che non c'è riconoscenza. Nel calcio italiano, purtroppo, il calcio, cioè Zeman dovrebbe anche lui, pur essendo un grande allenatore, e l'ha dimostrato in diverse, cioè in Serie B soprattutto, in Serie A un po' di meno. Ma perché? Perché non si è reso conto che il suo calcio, purtroppo, con la cultura imperante, deve cambiare. Un po' il discorso che ti dicevo prima di me, sì, che avrei dovuto forse cercare di modificarmi un po' anch'io, pur magari mantenendo le proprie idee. E Zeman si scontra con una realtà in cui poi, infatti, in Serie A, quando arriva ad altissimi livelli, non vince mai. Ti annoi oggi vedere molte partite di calcio in televisione? Moltissimo. E questo aumenta il rimpianto oppure aumenta la validità del lavoro effettuato, del lavoro espresso? Ma io sono, ripeto, moderatamente soddisfatto di quello che ho fatto, perché io tra l'altro sono un allenatore che mi sono fatto da solo, non ho avuto aiuti di nessun genere, senza sponsor. Il nome neanche mi ha aiutato, ma a parte gli sponsor, ma il nome neanche mi ha aiutato, cioè non ero nessuno, diciamo, sotto il profilo calcistico, quindi mi sono fatto attraverso i risultati, mi sono distinto attraverso il lavoro effettuato sul campo, e per cui non ho... Conta il nome nel calcio? Beh, all'inizio questo sì, discorso, nel senso, momento in cui ti lanci. Questo discorso lo facciamo perché adesso c'è Massimo Oddo, sì, al quale sicuramente avrà insegnato di fare gavetta, cioè di essere umile perché si dimentica il campione che è stato, no? Però sì, aiuta all'inizio, ma Massimo però sta dimostrando, quindi... Lo devi dimostrare sul campo, ti aiuta all'inizio, infatti per esempio Inzaghi allena subito come seconda squadra, terza squadra, allenato il Milan, prima squadra. Se non vali vai a casa. Se non vali dopo si vede. E non è meglio fare gavetta come hai fatto tu e tanti altri? Beh sì, sicuramente, a meno che tu non hai grandi capacità
di intelligenza, di raziocinio, di preparazione anche, e col nome che hai sfondi subito, perché c'è anche questo, può anche essere. Senti, Franco, essere un papà di un campione del mondo è la soddisfazione più grossa, perché le soddisfazioni che può dare un figlio sono sicuramente superiori da quelle personali, no? Sì, no, indubbiamente è una grande soddisfazione. Però io penso. Ma per lui soprattutto. Sì, per lui. Per me, per la famiglia, per me, certo. Come padre, io ho due figli, non soltanto Massimo, io ho anche Giovanni. Di calcio, ovviamente. Un altro figlio. Chiaramente è chiaro che Massimo è stato campione mondiale. L'altro figlio non lo è stato. No, ma qui parliamo esclusivamente di calcio. Però ecco, io sono soddisfatto pure se l'altro figlio, insomma, se è laureato, certo. Raggiunge un obiettivo, un qualcosa, sono contentissimo. Poi logicamente Massimo si è realizzato. Poi c'è una notorietà grande, quindi è chiaro che c'è soddisfazione. Però vederlo ancora con l'umiltà di 20 anni fa è il frutto, forse questo atteggiamento è figlio dell'educazione familiare. Sì, ma Massimo io penso che sia diventato quello che è diventato, cioè campione del mondo, proprio in base a quel carattere, cioè nel senso che è stato un ragazzo che si è costruito anno dopo anno, sì, con grande sacrificio. Ha saputo soffrire quando passione. Andava in panchina in Serie C, no? Ci sono stati anni in cui non giocava addirittura, io mi ricordo un anno a Fiorenzuola. Fiorenzuola sì, ha giocato di più, ma allora, un anno a Prato non giocava proprio. Non giocava proprio, tutto il girone di andata non ha fatto una partita, giocava 10 minuti, un quarto d'ora, però lui ha avuto la capacità di soffrire, di migliorare, di migliorarsi e di crederci, ed è quello che fa la differenza. Io adesso sto per esempio a Pineto, c'è, sì, il settore giovanile, faccio il direttore sportivo là, il direttore tecnico, anzi non direttore sportivo, e vedo i ragazzi, glielo dico sempre ai ragazzi, guardate ragazzi, se avete talento, se non viene supportato da carattere, passione, capacità. Io prima ho parlato soffrire. Però della famiglia, perché incide anche la famiglia, il genitore che educa sicuramente e che non pensa soltanto all'arricchimento, no, del figlio per il calcio. Un problema grosso, sì, ogni giorno, problema grossissimo. Infatti ripeto, già lo sapevo, però nella mia esperienza di Pineto adesso i genitori sono un problema oggigiorno. Bisogna allenare prima loro. Sì, infatti io là praticamente faccio come funzione l'allenatore degli allenatori. L'istruttore dei tecnici. L'istruttore dei tecnici, cosa che io penso che dovrebbero fare tutte le squadre di Serie A. E mancano delle scuole in Italia, Mancano, sì, perché per diventare allenatore si fa un corso di 15 giorni o un mese, non so quant'è, non mi ricordo, e diventi allenatore. E sul campo come fai a imparare? È chiaro che devi avere delle capacità. Esiste scuole calcio per allenatori. Esatto, scuole calcio. Quale meglio una società che ti organizza scuole calcio nella propria società con un istruttore che allena gli allenatori di tutte le categorie? E quindi è chiaro che il lavoro là a Pineto è fatto così. Non si può sviluppare anche a livello regionale, fare una scuola calcio regionale per allenatori, sì, abruzzesi che vogliono, sì, iniziare? Si potrebbe anche la sto fare. Buttando così perché, sì, stiamo, sì, parlando. Sì. Sì, la federazione lo potrebbe fare, però la cosa principale secondo me è che in seno alla società si faccia, perché sennò si trovano nel settore giovanile tutte le categorie che lavorano ognuno per conto proprio. Cioè gli allievi praticano un certo tipo di gioco, i giovanissimi un altro tipo di gioco, con altre metodologie di allenamento, di tecnica, di moduli, è chiaro che non sono collegate l'uno con l'altro, non va bene, tutte dovrebbero essere collegate. Quando a Pescara tanto la tempesta su Baroni è passata, adesso ne possiamo parlare, quando, sì, si faceva il nome di Massimo Oddo, Franco cosa pensava? È meglio, invece conviene aspettare? Che pensiero aveva? Allora, dentro di me sinceramente pensavo speriamo di no, perché nel calcio c'è sempre il rischio, pur vedendo Massimo molto molto convinto, molto ambizioso, molto cosa che deve sicuro, avere, no? No, sicuro di fare bene, cioè lui era sicuro di fare bene, però malgrado quello io inducevo la prudenza, nel senso che dicevo: nel calcio non si sa mai, perdi due partite di fila, tu non hai un grosso nome come allenatore,
un presidente ti sostituisce, dopo due partite chiama un altro allenatore, chiama, e tu che fai? Stai all'inizio di carriera, stai facendo bene, alla primavera stai lavorando benissimo, ti converrebbe stare là, tranquillo, finisci l'anno e poi si vedrà che cosa succede. Ha provato a dargli questo tipo di consiglio oppure lui già era propenso? No, gli ho espresso solo il mio pensiero, questo che ho detto adesso. Ma è finito là, io non mi sono mai sognato di influenzare le scelte di mio figlio, ma neanche quando aveva 17-18 anni. Io mi ricordo a 17 anni venne il Milan e la Lucchese, l'una e l'altra, con diverse prospettive. Lui mi chiese: papà, tu che dici? Dove dovrei andare? Massimo, io gli dissi: Massimo, tu dove vorresti andare? Ma io al Milan. E allora vai al Milan. Cioè, è inutile dico io. Per dire, allora, siamo alle ultime battute, questo ritorno a Pineto tra tanti amici, si era parlato anche di un coinvolgimento qualche anno fa a Lanciano, perché è amico soltanto della famiglia Maio, che sta facendo veramente un ottimo lavoro a Lanciano. Sì, no, io là sono stato un anno, diciamo, non avevo altre funzioni, stavo con la prima squadra. È un bel gruppo dirigenziale quello. Sì, un bel gruppo, io non condivido completamente le loro idee sotto il profilo calcistico. Cioè, nel senso, per esempio, io direi che il settore giovanile dovrebbe essere più curato a Lanciano, invece loro pensano alla prima squadra, pensano a vincere con la prima squadra, sta a fare bene, però come materiale, cioè come società, dopo alla fine non ti ritrovi niente, insomma c'erano tutti i giocatori impressi. Poi questo dovrebbe essere il calcio del futuro, perché oggi le società, se non si organizzano quindi così. Diciamo che come idee non combaciamo, però siamo molto amici, ci stimiamo e quindi io ho preferito non essere... Restare amici. Bravo, restare amici, esatto. Con i dirigenti del Pescara che rapporto c'è? Ma ottimo, Sebastiani ogni tanto ci incontriamo, è molto buono, Iannascoli pure. Queste critiche che arrivano alla società sono sempre, fanno parte del calcio? Ma io penso che in questi anni... Non è servita l'esperienza con Scibili, evidentemente. No, perché anche Scibili era contestato, io penso che Scibili è stato uno dei migliori presidenti che ha avuto il Pescara. Anche lo stesso Sebastiani io penso che ha rilevato il Pescara dal fallimento, è salito, adesso sta in Serie B con la possibilità di andare in Serie A, io penso che ha fatto benissimo per la piazza di Pescara, con tutte le difficoltà del caso. Avellino Pescara è stato lo spunto per avere Franco Oddo qui in spiaggia, due piazze che hanno segnato un po' la tua carriera, una di più a livello affettivo come Pescara, invece Avellino ci sono stati anche i risultati gli ultimi. Partenio, sempre campo difficile per tutti. Sì, è difficile, sì. Anche se sono cambiati un po' i tempi in cui andai io nel 90, mi parlavano negli anni precedenti ancora di... risse feroci sotto passaggio, sì, negli spogliatoi, poi dopo le cose sono un po' cambiate, adesso sicuramente sono passati più di vent'anni, però è sempre un campo difficile, un campo... E anche la squadra rispecchia un po' l'ambiente, sì, no? Sì, anche perché, anche come carattere, la squadra non gioca un grande calcio, però è una squadra scorbutica, che ti concede poco, che crea anche poco. Quindi secondo me è una partita difficile, che però il Pescara, con un po' di intelligenza, anche di gioco soprattutto, un po' meglio magari di domenica scorsa, può fare il risultato tranquillamente. Chi ti piace come singolo di questa squadra? Del Pescara? Sì. Ma secondo me il Pescara ha ottimi giocatori, ce n'ha tanti ottimi giocatori, e quindi non voglio scontentare nessuno, però secondo me è una squadra che tecnicamente... Cioè il Melchiorri che è sulla bocca di tutti. È una delle più forti della Serie B, secondo me. Quindi può fare i play-off? No, li deve fare i play-off, perché è obbligatorio, perché la squadra non può non fare i play-off. È cambiata anche la città di Pescara verso il calcio? Sì, è cambiata. Forse ci sono molto meno polemiche rispetto a quando c'ero io. E l'ambiente è un po' più però soft. Era più bello una volta? Beh, più bello, perché il disinteresse non è mai una cosa sì, positiva. Sì, però
Cioè, vuoi dire il tecnico lavora con più tranquillità? Il tecnico lavora con più tranquillità sicuramente. Io penso che la cosa migliore sarebbe miscelare, cioè nel senso molto più entusiasmo, però molto più cioè, Franco Oddo con le prestazioni della squadra dei Baroni sarebbe stato criticato giornalmente. Ah, sicuramente. Però non le avrebbe fatte quelle prestazioni. Franco, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, per aver ripercorso un po' le tappe della tua carriera. Spero di non aver annoiato nessuno. Anzi, abbiamo fatto contenti. Ricordare il passato è sempre una cosa un po' brutta, no? Bisogna pensare sempre al presente e al futuro. Però si parte sempre dalla storia, no, professore? Sì. Grazie a Franco Oddo e in bocca al lupo ovviamente per questa nuova, non diciamo attività, esperienza di Pineto, dove c'è il calcio ancora divertente, pulito e genuino, vero? Sì, sicuramente. Grazie ancora, pubblicità. Questo numero di Bizona dunque è stato dedicato in gran parte a Franco Oddo, ex allenatore di Avellino e Pescara. Entriamo nel vivo delle partite di questo turno di campionato. Il Lanciano scenderà in campo domani come tutte le altre contro la Ternana. Il Pescara giocherà domenica alle ore 15 al Partenio di Avellino. Una sfida playoff dunque tra Avellino e Pescara. Ecco le dichiarazioni del tecnico Marco Baroni. Nel momento in cui dopo Frosinone e Brescia, ma anche le partite prima, avevamo una media di rete subite troppo alta per poter ambire a entrare nei play-off, quindi sicuramente adesso si lavora in maniera diversa, più attenti, più convinti, più determinati, più stretti, e quindi questo ha portato giovamento perché si subisce poco e si vede perché poi abbiamo fatto 3 vittorie. Io ho sempre creduto che noi potevamo rinanellare un po' di risultati, però non dobbiamo soffermarci a guardare la classifica. Le classifiche noi non le dobbiamo guardare, le dobbiamo fare. Le dobbiamo fare facendo punti, se la guardi poi dopo rischi di sederti, quindi è bene non guardarla. Si chiude qui questo numero di Bizona dedicato in gran parte a Franco Oddo, ex allenatore di Avellino e Pescara. In bocca al lupo ovviamente ai biancoazzurri per la partita di domenica, alle ore 15 al Partenio. Anche il Lanciano vuole punti salvezza contro la Ternana. Con Bizona ci rivedremo venerdì prossimo. Grazie all'assistenza tecnica di Maurizio Dagui. Appuntamento dunque alla prossima puntata di Bizona. Grazie per averci scelto.